Tanto che c'è questo momento in cui i cani si stanno un po' muovendo in questo spazio. Volevo fare un po' il punto su questo dog camp, quindi su questa prima edizione. Ci sono stati in tutto 7-8 cani che hanno partecipato a questo viaggio. Che cosa si è creato, no? Poi sul lungo periodo, e da qui come dire, la voglia di proporre ancora questo percorso, anche poi scandito nel tempo. E quindi che cosa ha portato un viaggio? Che cosa porta? Porta il cane a sviluppare delle competenze sociali, creando delle relazioni che sono un pochino più profonde rispetto a quelle che possono vivere attraverso, per esempio, relazioni in campo oppure incontri singoli di socializzazione. È proprio un altro lavoro perché si crea un legame. Quindi in questo percorso quello che si è visto è stato che i cani, in base alla propria motivazione, in base al proprio piacere, ai propri gusti, in base anche ad una personalità propria, andavano a creare delle relazioni di un certo tipo. E quindi, cosa che solitamente è difficile un po' da gestire, no? L'interazione tra cani maschi. Qui abbiamo in questo dog camp più cani maschi che femmine di razze importanti, perché abbiamo pastori tedeschi, abbiamo Leonberger, c'è stato l'Australian, Weimaraner, insomma razze di un certo tipo, dove proprio tra cani maschi si sono create relazioni splendide di aiuto, di supporto, di sostegno, e è l'opposto di quello che succede solitamente realtà, nel senso che i cani maschi tendono spesso a competere. E quello che è successo invece nel campo è stato l'opposto, cioè i maschi si aiutavano, c'è stato da lavorare, c'è da lavorare sulla la relazione tra le femmine, in realtà in questo caso. E quindi il cane sviluppa competenze, prende autostima, vive situazioni di arricchimento, vive il trattamento energetico, il momento di relax, di coccola. Ovviamente si crea anche una forte relazione tra me, i cani, e anche tra Roberta che mi ha aiutato in questo percorso. Molto molto bello, molto arricchente. E in generale verrà riproposto sicuramente anche per dettagli più grandi. Adesso partiremo appunto l'8 con i piccoli, ma verrà sicuramente riproposto, perché quello che dà questo percorso è una cosa nuova all'interno del mio lavoro, perché ho sempre intanto portato attenzione alla relazione cane-uomo, cane-compagno umano, ma qui andiamo a lavorare proprio le competenze sociali del cane, l'individualità, l'autostima, l'espressione, il manifestarsi, insomma, tutto ciò che va a completare l'individuo, diciamo. Fantastico.